video vi farò vedere come dare un nuovo look a un vecchio fermaglio per capelli. Il mio prima era così ed ora invece è così e ve lo farò vedere meglio. Quindi ha decisamente uno stile più creativo, romantico e marino. Non mi resta che sperare che vi piaccia, augurarvi una felice giornata e lasciarvi al tutorial. Ciao! Prima di tutto prendiamo un vecchio fermaglio, che però funzioni ancora. Poi sabbia colorata, colla vinilica, un pennello, glitter e pagliuzze, io ho utilizzato quelli per la nail art, conchiglie, forbici, un applicatore per strass per nail art e strass per nail art appunto, una tronchesina, pinza dalle punte arrotondate e la pistola per la colla a caldo. Questo fermaglio ha alcuni fermi, per questo motivo srotolo il filo metallico e lo taglio, sia da un lato che dall'altro. A questo punto libero la base del fermaglio, che ora posso gestire come voglio. La parte superiore ha queste pietre legate con dei fili, per questo motivo taglio il filo e così libero anche questa. Utilizzando la colla a caldo, ricollego la base con la placchetta superiore. Ed ecco qui, abbiamo quasi un fermaglio vero e proprio, che ora deve solo essere abbellito. In un recipiente unisco colla vinilica e sabbia colorata e con l'aiuto del pennello incomincio a fare un mix. Dopodiché unisco anche i glitter e continuo a mescolare. Ora, con l'aiuto del pennello, piano piano inizio a mettere questo impasto sulla base. La cosa principale è che dobbiamo ricordargli di non farla cadere giù, quindi di mettere la giusta quantità che basta per coprire appunto la placchetta. A questo punto, quando la placchetta è ricoperta in modo uniforme, incomincio a mettere anche le conchiglie. Ed ora manca solo il tocco scintillante dato dagli strass per la nail art. Con l'applicatore, infatti, andrò a sistemarli uno per uno. Create voi la combinazione più carina, in base a come vi piace di più disporre strass, conchiglie e qualsiasi altra decorazione che avete in mente di inserire. Ora vediamo la creazione ancora biancastra perché la colla non è asciutta. Per questo motivo la colla dovrà completamente asciugare, ci vorranno alcune ore e diventerà trasparente. Praticamente così, infatti la creazione è finita, non serve altro che indossarla. Spero tanto che vi piaccia e che il video vi torni utile. Ciao!